Sindaco, allora il patto sulla sicurezza siglato qualche settimana fa in prefettura a Pesaro ha trovato esplicitazione attraverso un progetto che ha ricevuto dalla prefettura, il vostro progetto, un benestare di massima. Sì, intanto siamo soddisfatti perché per l'appunto è arrivata la prima validazione da parte della prefettura che nell'istituto del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica doveva appunto preselezionare e validare i progetti presentati dai comuni. Nel caso di Cartoceto, devo dire, un bel progetto articolato, organico su tutto il territorio per un importo di circa 205.000 euro di impianto di videosorveglianza e videocontrollo del territorio. In generale articolato in 5 lettori targhe direttamente collegati con la questura e poi altri 25 invece apparecchi in generale tra postazioni fisse e non di plessi scolastici, parchi pubblici, piazze e altri diciamo punti sensibili e anche critici del territorio che in maniera organica, come dicevo prima, consentiranno un controllo completo del territorio comunale, oltre che dei punti critici e più sensibili di cui parlavo prima, soprattutto anche di tutti quelli che sono i punti di accesso e eventualmente di fuga dal territorio comunale. Questo significa ovviamente anche aver previsto l'installazione di questi sistemi di videosorveglianza non soltanto nella zona urbana, ma anche nelle zone periferiche, cosiddette rurali, e soprattutto anche infracomunali. Quindi confidiamo davvero, davvero molto in questo finanziamento per dare una risposta alla cittadinanza in tema di pubblica sicurezza, che molto spesso argomento nel quale c'è una distinzione tra il reale e il percepito, ma sicuramente puntiamo a dare una risposta concreta alla cittadinanza e al tempo stesso a istituire dei sistemi che possano rappresentare dei validi deterrenti nei confronti invece di chi avrebbe intenzione di commettere dei reati di natura predatoria, ma non solo, all'interno del territorio comunale.